e siamo ancora insieme! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Buon Natale! Buon Natale a tutti! Che sia un Natale felice, carico di gioia, di luminosità, carico di bellezza e freschezza d'animo. Che sia un Natale portatore di gioia e felicità per tutti voi. Quest'anno il Natale va così, all'insegna della gioia, del chiarore, della purezza e della bellezza e della semplicità. Qui a casa siamo tutti contagiati dall'animo festoso di Enzo, che ci ha fatto riscoprire un po' il mood del Natale da bambini, no? Quello dove tutto è una sorpresa, dove anche lo scartare un regalo dona un'emozione incredibile. E allora io auguro proprio questa riscoperta del vero senso del Natale, che non è quella di scartare il regalo, ma quella di scoprirsi nuovamente, no? Di scoprire cose nuove a tutti voi. Auguro a ognuno di voi la riscoperta di se stessi, la scoperta della valorizzazione di se stessi, lo scoprire sotto l'albero di Natale che all'interno di noi c'è una bella persona che vale e che deve essere coltivata. Io auguro a tutti voi che Babbo Natale vi porti del tempo da dedicare a voi stessi, perché molto spesso la vita ci toglie i nostri attimi di felicità. E siccome molti di voi scrivendomi mi dite che proprio per voi Arte per te è quell'angolo, quel ritaglio di tempo che vi prendete, è proprio questo che vi auguro, che tutti voi possiate avere quei 10 minuti, 15 minuti, forse è meglio 20 minuti visto che i miei video sono un po' lunghetti, da ritagliarvi per dedicarvi e da dedicare a voi stessi. Prendetevi di nuovo il vostro tempo, prendetevi di nuovo la vostra vita, siate felici, riscopritela e se non siete soddisfatti cercate di capire il perché. Io vi auguro un Natale luminoso che rischiari i vostri dubbi, le vostre incertezze, che dirima i vostri intrighi mentali e che vi faccia scoprire la semplicità della bellezza della vita. E allora ragazzi, veramente vi abbraccio tutti, un pensiero speciale a chi in questo momento non sta tanto bene, riprendetevi, credeteci fortemente, noi vi siamo accanto, vi abbracciamo e vi mandiamo tanta tanta energia positiva. A chi invece sta bene dico, guardatevi attorno, fate un bel sorriso a chi non sta bene, perché regalare un sorriso non costa nulla in termini economici, ma dà tanto, dà veramente tanto a chi lo riceve. Affrontate la vita col sorriso, non fatevi abbattere dalle vicissitudini. Se una cosa importante porta il Natale è proprio a me questa carica di positività che poi io mi centellino per tutto l'anno, no? Me la faccio bastare, ora sono piena piena perché il Natale è proprio qui, mi rifocilla ogni anno. Vogliate bene innanzitutto a voi stessi e anche a chi vi sta attorno e soprattutto una cosa ve la voglio raccomandare in questo periodo di Natale. Non ho la presunzione di fare raccomandazioni da una cattedra, ma una raccomandazione così da amica. Non vi fate imbruttire dalla bruttura del mondo, perché il mondo siamo noi e se noi resistiamo a non imbruttirci, il mondo rimarrà bello, bello come siete voi, bello come Arte per te. Insomma, siate felici e siate felici anche quando la felicità sembra abbandonata. Cercate sempre di scoprire quell'attimo di gioia all'interno di una giornata che può essere anche molto pesante. Bene ragazzi, io vi auguro invece che quest'anno, che questo Natale porti delle giornate leggere, lievi, ricche di ogni cosa il vostro cuore desideri. Questa è la frase che dico sempre e che spero sempre si realizzi per tutti voi. Vi abbraccio virtualmente uno ad uno, vi do un bacio uno ad uno ai piccoli di Arte per te, ai miei piccoli amici di Arte per te. Tito vi manda un grande bacio, molto presto ritornerà. E poi auguro ai grandi di Arte per te, ai miei coetanei, la forza di essere sempre felici. E invece ai grandi vecchi di Arte per te, dove vecchio non è una parola in accezione negativa, ma è una parola in accezione positiva, dico grazie del vostro esserci, grazie dei vostri consigli, della vostra presenza, grazie della vostra esperienza, aiutateci sempre a diventare persone migliori. Da me,
da Gabriele, da Enzino, da Tito e da Buclè, buon Natale a tutti, vi vogliamo un mondo di bene. Per noi voi siete un regalo enorme. Ogni giorno ringraziamo il cielo di avervi nella nostra vita e vi giuro che non è retorica. Ogni giorno... mi sto commuovendo! Ogni giorno leggendo le vostre mail, chattando con voi, ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a poterci confrontare con tantissime persone e a poterci arricchire della vostra ricchezza. Quindi grazie, grazie infinitamente per il regalo che ci fate ogni giorno e continuate a farcelo per tutto quest'anno che sta per venire. Bene, noi, basta parlare, sono stata prolissa, noi ci rivediamo presto al prossimo video che sarà un altro video creativo e intanto andiamo ad ingozzarci di panettone e di Pandoro, e se volete un panettone davvero speciale e delle ricette di Natale davvero speciali, iscrivetevi qui su questo canale, Due Cuori e Una Cappa, troverete sempre il mio faccione, ma accompagnato anche dal faccione di mio marito. Lì quest'anno ci stiamo dando dentro con le ricette di Natale e di Capodanno, quindi se vorrete avere un cenone super, iscrivetevi anche là. Bene, buon Natale a tutti, divertitevi, pensateci un attimino sotto l'albero quando spacchettate i regali. Spero che ci sia qualcosa di homemade creato da Arte per Te. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buon Natale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!